Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy XVI perché oggi si va a caccia, così come nello scorso, che probabilmente sarà il primo episodio, anche perché devo un attimo capire come distribuire queste puntate, ma credo che questa sarà la seconda. Sarà la seconda perché oggi andremo a cacciare per l'appunto il grifone che appunto, come stavo dicendo, un mio ricercato, dato che su Final Fantasy XVI esistono le ricerche o comunque esistono le cacce, però affronterò questo avversario prima perché è collegato direttamente ad un'altra side quest, quindi preferisco togliermela subito di torno in modo tale da poi farmi tutte le altre cacce per conto mio in maniera molto tranquilla e spassionata. Per cui andiamo subito dal nostro Moguri, o Moguri, come li chiamano qua. Io continuerò a chiamarli Moguri, non ci posso fare nulla. Dove per l'appunto abbiamo Nectar, che ci darà suggerimenti per cacciare. Ecco qua. Possiamo chiedere gli avvistamenti del grifone. Hai detto che speravi di dare la caccia a un grifone, Cupò? Allora quello che fa per te, Cupò. Un grifone particolarmente temibile che la gente del posto chiama Dosmea. Ah, ok, no, pensavo ci fosse un altro riferimento. Eccolo qua. Dosmea. Mentre percorrevamo il sentiero che dalla perduta porta a Kerr Norvent, un membro del nostro ordine è stato investito da un'improvvisa folata di vento. Tanto forte da piegare i tronchi delle vecchie querce, seguite da un urlo tanto terribile da indurlo alla fuga. Chiedendo alla gente del luogo è emerso che questa zona è in realtà il luogo di nidificazione di un grifone antico noto come Dosmea. Una bestia disprezzata da molti per la sua propensione a cibarsi di chocobo e di bambini. Quindi qua non si selezionano i most, cioè ci sono soltanto le taglie e noi quando vogliamo andare andiamo. Senza nessun tipo di problema. Quindi la posizione è porta ovest di Kerr Norvent di Sunbreak. Abbiamo altro che possiamo chiedere? Questo mi sa che è sempre la stessa roba. Sì. Va bene. Quindi dobbiamo andare alla porta ovest di Kerr Norvent. Quindi Kerr Norvent era da questo lato? No, questo è il lato di... Dovrebbe essere da questo lato, di Ala Perduta. È di Nido di Drago. Ecco, qui siamo alla porta. Quindi noi dovremmo andare verso Ala Perduta, perché è da Ala Perduta e poi è nella parte ovest. Ecco. E qui c'è il Nido di Drago addirittura. Dovrebbe essere in questa zona, perché qui è Ala Perduta. Poi qui siamo alla porta gloriosa di Kerr Norvent, che è questa ovviamente. E però ha detto nella zona ovest. Aspettate, fatemi leggere di nuovo perché... Esatto, particolarmente... Allora, mentre percorrevamo il sentiero che dalla perduta... Ecco, vedete, dalla perduta porta... un membro del nostro ordine è stato investito. È emerso che questa zona è in realtà il luogo di nidificazione di un grifone. Vedete, posizione, porta ovest di Kerr Norvent, Sunbreak. Quindi sì, mentre percorrevamo il sentiero che dalla perduta porta a Kerr Norvent. Quindi dovremmo andare in teoria dalla perduta. E più precisamente la strada che porta verso... Quindi dovrebbe essere questa. E che ancora io tra l'altro non ho sbloccato. Però vedi, da qua si esce... Porta del fiume di Kerr Norvent. Quindi dovrebbe essere o qua... è gloriosa, quindi... Dovrebbe essere in questa zona. In teoria dovrebbe essere in questa zona. Eccoci qui, siamo nella valle di Norvent ed è la strada che porta per l'appunto verso la zona di Kerr Norvent, quindi dovremmo riuscire ad individuare
il nostro grifone da queste parti. Quindi, tra l'altro, effettivamente l'ambientazione è anche abbastanza coerente con... è anche abbastanza coerente con quello che ovviamente c'è. Perché giustamente vedete una sorta di zona foresta, quindi il grifone qui bene o male ci sta bene. Mi piace molto il fatto che non ci sia il segnalino apposito nel dirmi dove si trova il ricercato, o comunque in questo caso il la nostra preda, e che siamo noi praticamente a cercarla con le indicazioni che ci vengono fornite. Questa è una cosa che mi piace veramente veramente tanto, perché ti dà proprio quella sensazione di caccia. Ti dà veramente quella sensazione di caccia e mi piace. Nel frattempo noi facciamo... facciamo un po' di... anche un po' di combattimento, così, giusto per... visto che bella chiusura cinematografica che vi ho fatto. Allora, di qua non credo che ci sia... ci siano soltanto i lupi. Ok. Quindi dobbiamo continuare ad esplorare in questa zona. Tra l'altro questo è buono perché può servire anche come guida. Diventa una sorta di guida poi sul dove trovare i ricercati, eccetera eccetera. Ok, dovremmo essere nella direzione giusta. Che bella però anche tutta l'ambientazione, foresta. Veramente, veramente figa. Poi vabbè, qui i combattimenti durano pochissimo perché ovviamente. Potrebbe essere da questa parte, perché c'è nella zona ovest, però... no, poi mi sa che c'è... guarda, cronolito rivelato nelle vicinanze. Però questo non funziona. Non mi fa da teleport. Ed è semplice. Speriamo che l'artigiano non abbia tentato troppo la sorte. Ecco, vedi, mi sa che la zona è questa, vedete? Eccolo. È là sopra. L'abbiamo trovato. Eccolo qua. Dosmea, grado B. Il conciatore dovrà aspettare. Torgal. Oddio. Mia. L'auto aim. Yeah.
si è incavolato. Olè. 650 d'esperienza, mamma mia. Scarletite, uno dei metalli più duri noti all'uomo. La scarletite è molto ricercata da coloro che possono pagarne l'esorbitante prezzo. Prezzo dovuto non alla sua rarità, ma al fatto che per fondere un lingotto sia necessaria una forgia alimentata da non meno di 5 portatori in grado di produrre fiamme molto calde. Durante la fusione ottiene il suo colore scarlatto scuro, da cui prende il nome. E voilà. C'è qualcosa laggiù, bello? Ah, mi sa che questo è il continuo della side quest. Ok, ma per quanto riguarda ovviamente la caccia, direi che è tutto. Quindi, grazie per essere rimasti con me. Spero che il video possa esservi stato utile. E noi ci becchiamo alla prossima. Bye bye.